Liberi.tv, siamo al convegno Stato e Criminalità a Salerno, organizzato dalla Società Libera. Siamo in compagnia del professor Ernesto Savona dell'Università Cattolica di Milano e direttore di Transcrime. Professore, lei ha moderato i lavori di questo convegno, le sue impressioni, come sono andati i lavori e come è andata questa mattinata di lavoro? Ma credo che c'è stato un giusto mix di due cose. Da una parte le esperienze, chi i problemi di oggi li vive sulla propria pelle e fa esperienza, chi fa ricerca come il professor Vannucci, io e qualche altro, e le due cose insieme miscelate alla partecipazione dei giovani ci fanno forse sperare che approfondendo di più sia i dati sia i problemi si possano trovare anche soluzioni più efficaci. Questo sì, un convegno non si fa soltanto per riflettere, si fa anche per indicare delle piste future. Credo che oggi, in questa bellissima giornata di sole a Salerno, col contributo di tutti, qualche piccola cosa si è fatta. Può spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è Transcrime? Transcrime è un centro di ricerca di due università, l'Università Cattolica e l'Università di Trento. Si occupa di analizzare i problemi della criminalità transnazionale, di trovare i rimedi per combatterla, a contratti con governi nazionali come Canada, Germania, adesso anche Sud America, e soprattutto contratti con l'Unione Europea e organismi internazionali, qualche cosa anche col governo italiano. Lei fa parte anche del comitato scientifico di Società Libera, ci può parlare anche di Società Libera e del suo lavoro in questa associazione? Sì, Società Libera è una fondazione piccola con una grande pretesa, devo dire, in questo. È un grande messaggio, quello di togliere via le scorie della regolazione liberal, nel senso più pieno del termine. E in Italia sembra un messaggio rivoluzionario, e quindi Società Libera, che appartiene a una lunga tradizione liberale, fa a modo suo la rivoluzione introducendo più elementi di mercato, meno appesantimenti regolativi, e credo che in questo paese ci siano molte cose da fare. È interessante che abbia calato queste realtà dentro un problema come quello della criminalità, giocando su queste parole troppo Stato o meno Stato, e credo che il successo di questo convegno dipenda anche dal modo in cui coniughiamo queste due parole, queste due realtà. Nella cultura libera c'è meno Stato, ma poi lo Stato ci vuole anche per combattere la criminalità. E quindi andiamo avanti con Società Libera, andiamo avanti con il pensiero liberale. Grazie al professor Ernesto Savona dell'Università Cattolica di Milano e grazie per averci dato l'opportunità di poter seguire questo interessante convegno. Grazie a lei e grazie a voi.